Allora, noi cominciamo. È una piccolissima commemorazione dei morti di Eldorado. Sono 10 anni dalla strage di Eldorado, quest'anno. Il 17 aprile del 1996, due plotoni della Polizia Militare del Parà, con 200 soldati ciascuno, riceve l'ordine di accerchiare un accampamento di senza terra alla curva della S nel comune di Eldorado dos Carajás e dare una lezione a quei vagabondi che insistono nel voler lavorare la terra. Ogni plotone a Parapuebas e Marabà esce dalle proprie caserme ben preparato, senza elementi di identificazione sulla divisa, senza registrazione delle armi e munizioni. Sono ordini superiori. Governa la provincia del Pará il signor Almir Gabriel, PSDB. Governa la colonia Brasile il proconsole americano e principe dei sociologi, Ferdinando Enrique Cardoso. Dopo alcune ore, il massacro. 19 senza terra assassinati. Uno di loro, il giovane Oziel da Silva, di soli 18 anni, leader dell'accampamento, viene preso, immobilizzato e colpito di fronte a tutti i soldati, mentre gli viene chiesto di continuare a gridare «Viva l'MST!». Altri 69 sono gravemente feriti e ancora oggi soffrono delle conseguenze che li hanno resi inabili al lavoro. Che male ho fatto? Che male? Solo perché volevo coltivare. Altamiro Ricardo da Silva. 3 golpi a una gamba, alla testa e al cuore. Appoggiarmi al bastone della zappa. E la terra poter arare? Antonio Costa Dias. Un colpo al torace. Per cogliere i frutti un giorno e potere con allegria ai miei figli dar da mangiare. Raimondo Lopez Pereira, 3 colpi, 2 alla testa e 1 al torace. Che male ho fatto, che male. Leonardo Battista de Almeida, 1 colpo, alla testa. Solo perché da lontano si vedeva questa immensità di terra che pensai che nessuno voleva. Graziano Olimpo de Souza, 1 colpo, alla testa. Poi, quando arrivai più vicino, sempre più divenni sicuro che essa nulla produceva. José Ribamar Alves de Souza, 2 colpi, 1 alla testa a bruciapelo, l'altro all'addome. Perché produrre che voglio, con tutta la forza del cuore. Oziel Alves Pereira, 4 colpi, 2 alla nuca, 1 al collo, 1 al petto. Avere un pezzo di terra, piantare dei semi nel campo. Raccogliere cibo per tutti. Manuel Gomez da Souza, 3 colpi, 2 alla testa e 1 all'addome. Con mais, farina e fagioli, por fine alla fame. Lorival da Costa Santana, 1 colpo, al cuore. È proprio per questo che chiedo, mio Dio, che ho fatto di male? Antonio Alves da Cruz, 1 colpo, al petto e ferite di coltello. Se in questo pezzo di terra non ho voluto che questo. Abilio Alves Rabelo, 3 colpi, 2 al collo e 1 alla coscia destra. Insieme a tanti fratelli far crescere il cibo ed essere un poco felice. Joao Carneiro da Silva, schiacciamento del cranio. Prima di occupare la maledetta strada ho voluto trattare. Antonio, o hermana, 1 colpo alla nuca. Nulla abbiamo ottenuto, da loro abbiamo avuto proiettili che ci hanno stordito, raffiche all'infinito. José Alves da Silva, 2 colpi, alla nuca, alla gamba destra. Ho visto compagni cadere ed io non potevo fare niente. Robson Vitor Sobrigno, 4 colpi, nuca, torace, braccio e volto. Loro con i fucili,
Noi con la zappa soltanto. Amancio Rodriguez dos Santos. 3 colpi alla testa, a una scella, al bacino. Sangue sul volto degli uomini, bambini correndo impazziti, donne disperse nei campi. Valdemir Pereira de Silva, 1 colpo al petto. Presidente scellerato, governatore mascherato dietro a un colonnello che diede ordine a un soldato. Joaquim Pereira Vera, 2 colpi a una scella e al petto. Soldato codardo, crudele, che dava, pazzo e insensato, colpi verso ogni lato. Joao Rodriguez Araujo, 1 colpo a un braccio e una coltellata che ha reciso un'arteria. Ma se i vigliacchi pensano che fermeranno così la nostra coraggiosa lotta, essi certo si sbagliano, perché ad ogni morte noi grideremo più forte: riforma agraria, adesso.